Ok. Signori, cominciamo un nuovo argomento. Siamo in Daf Mem Gimel Amud Alef, no? Giusto? Sì. Oggi parleremo di un nuovo argomento. Finito Yom Tov di Pesach, cominciamo un nuovo argomento. Se la questione se Shaliach Naaseh Ed oppure no. Cosa vuol dire Shaliach Naaseh Ed? Io incarico un'altra persona di eseguire al posto mio un'azione avente valore legale, se questa stessa persona in associazione con un'altra, oppure se ho incaricato due persone, due shelichim, loro due, possono poi comparire in tribunale con valore legale ad attestare quello che hanno fatto. Questa è la questione. Se lo shaliach può diventare testimone, può diventare ed oppure no. Cioè può attribuire valore legale alla sua shlichut davanti al tribunale. Questa è la questione. In quali casi si applica? Mi domanderete voi, in quali casi si applica? Primo caso è Kiddushin. Io incarico una persona di, come si dice, di sposare, fra virgolette, una, per conto mio una ragazza. Va bene, di consegnare il Kesef Kiddushin. E poi, ovviamente, sappiamo che i Kiddushin richiedono anche una edut, no? Richiedono due testimoni, questo, diciamo, ma simbe con gli uomini. A questo punto, questo shaliach, se è da solo con un'altra persona, oppure se sono due shalichim, loro due, possono avvalorare la consegna dei Kiddushin che loro stessi hanno fatto per incarico mio e attestare che io sono sposato, oppure no? L'altro caso può essere il caso inverso, quello di Dio ci scampi, quello del get, quello del divorzio. No? Due persone vengono incaricate di consegnare il get alla moglie dell'incaricante e la halakha è che, secondo la mia Lazar, per cui Edeme Siraka Tei, quelli che sono fondamentali sono i testimoni della consegna, a questo punto se loro stessi effettuano la consegna possono poi avvalorare la loro azione con una testimonianza in tribunale che sia valida, loro stessi, e quindi risparmiarmi la presenza di altri due uomini in quanto edim. Il terzo caso può essere quello della consegna di un, del, come si dice, del risarcimento di un debito. Anche questo è un caso. Cosa vuol dire il risarcimento di un debito? Io devo dei soldi ad un'altra persona e incarico uno shaliach di portarglieli. Questo shaliach può attestare di aver consegnato i soldi al creditore da parte mia, oppure no? Questi sono gli esempi. Per avere un'idea, la regola vale per tutti i casi o ci sono casi con... Adesso vediamo, di questo adesso parleremo, evidentemente. Adesso di questo argomento salterà fuori, inevitabilmente. Itmar, e abbiamo qui una machloket amoraim, no? Rav Amar Shaliach Naaseed, Rav è dell'opinione che lo shaliach può diventare ed può fungere anche da testimone del gesto da lui stesso compiuto su incarico mio. Invece devei Rabbi Shela Amre, quelli della scuola di Rabbi Shela dicono invece en shaliach naaseh, che lo shaliach non può testimoniare su ciò che fa, su ciò che è stato incaricato di fare. È una machloket. E la Gemara si dedica adesso a chiarire i termini della machloket, perché uno la pensa in un modo e perché l'altro la pensa in un altro. Siamo abituati, no, a questo, diciamo così, a questo andamento. Mm-hmm. La Gemara domanda, fa un primo tentativo su una questione tecnica. Mai tama devei Rabbi Shela. Qual è la ragione per cui la scuola di Rabbi Shela nega la possibilità che uno shaliach diventi ed delle sue azioni? Ilema mishum de lo amalei haveli ed, forse perché il meshaleach si presume che non gli abbia detto all'inizio tu sei il mio testimone, cioè il meshaleach lo abbia designato come shaliach ma non come ed, e allora questo ipoteticamente potrebbe inibire la funzione di questo shaliach in quanto ed? Punto di domanda. E la meata, la Gemara si
rivolta contro questa ipotesi, per così dire, e l'ameata. Allora a questo punto cosa diciamo? Kidesh isha bifnesh naim velo amar laem atem edai achaname velo have kidushe? Dovremmo a questo punto dedurre in base a questa domanda che se una persona ha dato i kidushin a una donna di fronte a due persone senza aver detto loro voi siete i miei testimoni, dovremmo anche qui dire che i kidushin non sono validi? Punto di domanda. Fra l'altro, oggi, negli ultimi anni, nei matrimoni si è molto, come si dice, fiscali. Molto si è diventati molto machmirim anche su questo, no? Sì, c'è la frase a te medai. Sì, in realtà la Gemara qui ci dice, adesso vediamo poi le spiegazioni di Rashi e delle Tosafot, che questo non è affatto necessario. Rashi e Tosafot argomenteranno il perché. Non è affatto necessario nel caso dei kiddushin. In altre transazioni sì, ma nel caso dei kiddushin no. Perché? Perché non c'è nessun sospetto che queste persone che vengono semplicemente incaricate di assistere all'operazione possono in qualche modo forzarla. Non esiste una cosa di questo genere. Può esistere in altri tipi di transazione. Va bene? Per cui, in sostanza, questa argomentazione viene immediatamente bocciata, viene immediatamente respinta. Naturale. Se assisto un omicidio, cioè, posso testimoniarlo in tribunale. Non è che l'assassino deve dire no, prima non ti ho nominato testimone. Esattamente. C'è invece un caso in cui questa tutela è necessaria. E adesso vedremo, studiando Rashi, di che cosa si tratta. Ma non è certo il caso, adesso lasciamo perdere questioni criminali, limitiamoci, diciamo così, alla vita di tutti i giorni, non è questo il caso del matrimonio. Per cui, se due persone, pur non essendo formalmente designate come edim e avendone comunque le caratteristiche di validità alachica, assistono al matrimonio, non c'è nessun motivo di pensare che non possano fungere da edim anche se non sono stati formalmente incaricati. Sebbene oggi, effettivamente, negli ultimi anni, dicevo, c'è un atteggiamento molto più machmir, anche si richiede teme dai, eccetera, eccetera. Una volta non lo si faceva, effettivamente. Vediamo Rashi a questo punto che cosa dice su questo argomento, prima di passare avanti. Cosa dice di Shaliach Naased, di qui, no? Sì, questo è Ben le kidushin, ben sheshalach mamon leva al chovo. Sono i due casi di cui vi ho parlato prima, io ho aggiunto anche quello del divorzio, va bene? Quindi parliamo o di matrimonio o di restituzione del debito, va bene? Dice Rashi, l'espressione shaliach na'ased implica che mitzaref shaliach im ed liot shnaim, che lo shaliach, se è incaricato da solo, può poi unirsi, basta una seconda figura, perché come sapete lo shaliach può essere da solo, ma gli edim devono essere almeno due. Quindi può unirsi con un'altra persona per essere in due a testimoniare, o im shenehem shluchim, o se il shaliach ha incaricato due shelichim, היו ביחד, או אם שניהם שלוחים היו ביחד, שניהם מעידים בדבר. Oppure, dicevo, se il משלח ha incaricato due שליחים, possono fungere a questo punto entrambi da testimoni, senza in questo caso aver bisogno di aggiungere qualcun altro. È chiaro? Achaname dello have kidushe. Cosa dice Rashi su questa frase? La frase è sono le parole conclusive della domanda che fa la Gemara. Se una persona celebra un matrimonio davanti a due persone, a due uomini,
senza aver detto loro voi siete i miei testimoni. Domanda la che me la fosse che il matrimonio non è valido. Certo che è valido. Perché? Rashi lo spiega. Hare Rau. Questi due testimoni, anche se non designati formalmente, hanno visto, hanno assistito al matrimonio. Va bene? V'chi amrinan besanedrin daf kaftet. Tzarich sheyomar atem edai. E Rashi porta qui il confronto con una Gemara in Sanedrin a proposito di un caso dove lì si dice che la designazione formale dei testimoni è invece necessaria. Però dice Rashi, in base alla Gemara in Sanedrin, lì si tratta di un caso diverso dal nostro. Anemile be'edei hoda'a. Lì si tratta di testimoni di una ammissione di debito. E Rashi lo spiega. She pe'amim she adam mode le tovo mane ve omer hadin imcha. Mipnei she rotze le ashtiko me'alav ad le'achar zman. Talvolta, dice Rashi, una persona che viene affrontata da un suo ipotetico creditore, il quale gli dice: guarda che mi devi un manè, guarda che mi devi una certa somma di denaro, mi sei debitore. E il supposto debitore risponde: sì, hai ragione, Adin Imcha, non perché la cosa sia vera, ma perché vuole toglierselo momentaneamente di torno. Sono situazioni che capitano questo. Arriva un seccatore, scusate l'espressione, e comincia ad importunarci, a dire: guarda che mi devi dei soldi. Al momento magari non li hai, o stai facendo altre cose, o ti scoccia, sei in compagnia di... Insomma, la situazione non la reputi, diciamo, opportuna. Che cosa fai? Dice: sì, sì, va bene. E in questo modo te lo levi momentaneamente di torno. Anche se in realtà tu non gli devi niente. Non entri in discussione con lui. Lo liquidi. Va bene? Lefichach en ashomea yachol le'aid befanai hoda ad sheyomar atem edai aval be'al malo. Mettiamo che a questa conversazione assistano due persone. In questo caso, queste due persone non sono autorizzate a testimoniare contro di te, supposto debitore, finché tu non li abbia formalmente incaricati. Qui sì che ci vuole l'incarico formale. Il fatto che tu non glielo dia, in questo caso, avvalora invece il fatto che tu non devi assolutamente niente a quest'altro signore. Se non c'è un incarico di testimoni formale, in questo caso è come se tu non avessi detto niente. Anche se queste persone assistono alla scena e sentono le parole sue e le parole tue, va bene? Si parte dal presupposto che non siano autorizzate a testimoniare. Perché? Perché riteniamo che questo supposto debitore in realtà non debba assolutamente niente e abbia risposto con una finta ammissione soltanto per togliersi di torno il seccatore. Se però i due testimoni presenti ricevono un incarico formale, allora la cosa si fa seria. Questo è il senso del discorso. In quel caso, dice la Gemara in Sanedrin, richiediamo che i testimoni vengano formalizzati a tem e dai. Ma ovviamente, assistendo ad un matrimonio, tutto questo problema non c'è. Nessuno mai penserebbe che il matrimonio sia una messa in scena. È chiaro? E quindi la cosa è assolutamente naturale e non c'è bisogno di conferire, nel caso del matrimonio, un incarico formale agli edi. È chiaro? Anche le Tosafot
ci danno la stessa spiegazione di Rashidi, io direi che le guardiamo addirittura, così non ce le trasciniamo, aggiungendo però qualche dettaglio. Nello stile delle Tosafot, come siamo abituati noi. Cosa dicono le Tosafot? Dovresti cortesemente abbassare, ecco, perfetto. Ve lo amar lahem atem edai achaname de lo havu kiduce. Conosciamo la domanda della Gemara, no? E le Tosafot scrivono nel loro stile ufshita de havu kiddushin. È ovvio che i kiddushin sono validi, anche se i testimoni non sono stati formalmente incaricati. Mashma de lo mitzreche lomar atem edai. Questo ci fa sentire che non c'è bisogno che lo sposo dica voi siete i miei testimoni, non c'è bisogno che li designi ufficialmente. Chi imbehodà, questo è necessario soltanto nel caso di una ammissione di debito. Sostanzialmente, in altre parole, quello che abbiamo già letto in Rashi. Chi de amar ve sanedrin daf kaftet, anche le Tosafot citano la stessa Gemara, sheim amar la chavero, ata chayav li mane. Se uno dice all'altro mi devi dei soldi, ve odà bifnei shnaim, e l'altro risponde sì, davanti a due persone, im lo amar echad mehem atem edai, se uno dei due questionanti non li incarica formalmente, va bene, yachol lomar lo hayom o machar meshate ani becha, il giorno stesso o l'indomani il supposto debitore può rispondere ti ho preso in giro. Fin qui, in altre parole, è lo stesso concetto che abbiamo visto in... È chiaro? Le Tosafot però citano qualche riga successiva della Gemara in Sanedrin per chiarire meglio il caso. Mihu ilota en... Lota aninan lei. Se però il supposto debitore non risponde nulla, non dice successivamente ti ho preso in giro, anche se in realtà lui non deve nulla, questo debito non esiste, noi, cioè il Bet Din, non lo aiutiamo, non lo sosteniamo nelle sue rivendicazioni se lui per primo non lo ha fatto. E allora, se non dice, se successivamente non dice più nulla, a questo punto il Bet Din prende atto di ciò che il supposto creditore ha detto e il supposto debitore deve pagare. Non so se sono stato chiaro, mi sembra molto evidente la cosa. Assolutamente. Cioè, se questo signore successivamente dice guarda ti ho preso in giro, non avevo niente, allora il Bet Din convalida quest'ultima dichiarazione del supposto debitore. Ma se non dice niente, se non si sconfessa o non lo sconfessa più esattamente, noi non lo aiutiamo, cioè partiamo dal presupposto che questo signore debba veramente i soldi. Non saremo noi a dire ma guarda che ti ha preso in giro. Non saremmo noi del tribunale a dire al supposto creditore guarda che la persona dalla quale hai rivendicato i soldi ti prendeva in giro. È anche logico. È anche logico. Cosa ne sa il Bet Din? Bet Din può anche pensare veramente che il debito ci sia. Nel momento in cui è lui a sconfessarlo, allora gli crediamo. Va bene? Dove sta? Miu ilota en, se non si difende, lota anina lei, non saremo noi a difenderlo. Aval, ma c'è un caso in cui invece, dicono le Tosafot, il Bet Din interviene a difesa della persona anche se lui per primo non si è difeso. Qual è il caso? Aval assui adam shelole ashbia atzmo. Partiamo dal presupposto che una persona voglia stornare da sé giuramenti. A nessuno piace essere sottoposto a giuramento al tribunale. Di quale giuramento parliamo qui? Molto probabilmente
della Shevuat Esset, di cui si parlerà, torneremo a parlare alla fine di questa sughia. Cos'è la Shevuat Esset? È una Gemara all'inizio di Bava Metzia, dove si parla del Modeh Bemikzat. Se io dico ad una persona, mi devi dei soldi, e lui mi dice non è vero niente, Middin Torah, questa persona non deve giurare, non deve sostenere con il giuramento la propria affermazione. Fino a prova contraria, presumiamo che dica il vero. Se però io gli dico, guarda, mi devi un manè, mi devi 100, e lui mi risponde, ammetto di dovertene 50, questo si chiama Modeh Bemikzat Ata'ana, o Modeh Bemikzat, Moide Bemikzus, come dicono gli Ashkenazi. Cioè, ammette una parte della debita. E allora, per avvalorare questa sua dichiarazione ammissione parziale, la Torah stabilisce che questa persona deve giurare. È un principio molto interessante questo. Diventa quasi più grave il caso di chi ammette una parte dell'addebito rispetto al caso di chi lo nega del tutto. Chi lo nega del tutto non deve giurare, chi ne ammette una parte deve giurare. Perché? C'è un perché. Il perché è che se i nostri chachamim hanno una visione dell'uomo molto ottimistica. Nessuno mente. Se partiamo dal presupposto che nessuno menta. E quindi se questa persona risponde guarda che non ti devo niente, gli si crede, fino a prova contraria. Ma se dice ti do ragione al 50%, ti devo metà la cifra, temiamo che questo debitore in realtà debba tutta la cifra, ma stia cercando di dilazionare i tempi di pagamento, perché non ha liquidità a disposizione per qualsiasi motivo. E quindi lo si fa giurare che veramente non deve più di quello che ammette. Un conto è se nega tutto, partiamo dal presupposto che sia esente da ogni pagamento. Un conto è se ammette una parte. Se ammette una parte, gatta ci cova, come diciamo noi in italiano. Una persona non è così spudorata, secondo la visione dei Chachamim, non è così spudorata da negare il 100% della debita. Se ce l'ha. Il 50% sì, ma non perché sia disonesto o falso, semplicemente perché vuol dilazionare il pagamento. Arrivano i Chachamim, fin questo è il Din Torah, arrivano i Chachamim ad un certo punto e dicono, noi richiediamo Midei Rabbanan, comunque un giuramento anche da chi nega tutto la debita. E questo giuramento si chiama Shevuat Hesset. Hesset vuol dire, è un termine che ha a che fare con l'idea di movimento. È come se fosse un, come si può dire, un giuramento in più, insomma, che i Chachamim impongono Midei Rabbanan anche a chi nega tutto la debita. Ora torniamo al nostro caso. Cosa succede? Che a nessuno fa piacere essere sottoposto a Shevuah, Shevuat Esset, quello che è in tribunale. Okay. E quindi si può dare il caso in cui la persona accusata di dovere dei soldi, piuttosto che aspettare di essere trascinato in tribunale dal supposto creditore, nel qual caso, negando l'addebito in tribunale, viene sottoposto a Shevuat Esset, piuttosto che dover fare la Shevuat Esset, questo supposto debitore mette le mani avanti e dice al creditore fuori dal tribunale, prima che il creditore o il supposto creditore gli muova la giustizia contro, ti devo dei soldi. Dobbiamo credergli o non dobbiamo credergli? È un caso tutto sommato simile al primo.
per non dover giurare in tribunale, sapendo di non dover soldi, questa persona sa che l'altro lo accuserà di ciò e lo trascinerà in tribunale, ne uscirà comunque pulito perché non è debitore, non deve, non è vero. Però ci scoccia anche giurare il vero. Dover andare in tribunale e dover giurare davanti ai giudici di avere ragione, cioè di non dover soldi. A questo punto questa persona cosa fa? Va dalla persona, da quell'altro da cui si aspetta una mossa di questo genere, da cui si aspetta una denuncia in tribunale, e gli dice: guarda, ti devo dei soldi, per tenerselo buono naturalmente, per evitare che questo succeda. D'accordo? Cosa dicono qui le Tosafot? Aval assui adam shelo le ashbia atzmo. La persona vuole evitare, partiamo dal presupposto che la persona voglia evitare di essere costretto al giuramento. Kegon, come per esempio, im hoda halove bifne shnaim chayav anilecha. Prima che l'altro lo trascini in tribunale, il supposto debitore che cosa fa? Davanti a due testimoni, dice al supposto creditore: ti devo dei soldi. Belò tviat amalve, senza che ci sia stata una denuncia da parte del creditore. Di sua iniziativa va dal supposto creditore in presenza di due testimoni e dice: guarda, ti devo dei soldi. In questo modo si storna la questione. In questo caso, dicono le Tosafot, ta'aninan lei afilu kilota. In questo caso, anche se il supposto debitore poi dirà: guarda che ti ho preso in giro, che non è vero niente, in questo caso il tribunale interviene in sua difesa. È chiara la questione? Sì. Perché interviene in sua difesa? Perché evidentemente qui il caso è più delicato. Insomma. Il caso è più delicato. Si vuole evitare evidentemente il giuramento. È possibile. Questa possibilmente è la ragione. Oggi peraltro non si giura più, giusto? Dipende. Ah. Beh, noi oggi non siamo più abituati, almeno a questo tipo di cose, perché... ci pensa il tribunale, ci pensano le halachot dei goyim a gestire queste cose, in linea di massimo. È chiaro? Sì. Questa è un po' la questione. Vogliamo andare avanti con la Gemara? Cosa dite? Sì. E allora dobbiamo trovare un'altra spiegazione, motivazione possibile per le due opinioni contrapposte di Rav e della scuola di Rabbi Shelah riguardo alla questione se Shaliach Naaseh. Non abbiamo chiarito la questione. Abbiamo fatto un'ipotesi, ma questa ipotesi di carattere tecnico è stata respinta immediatamente a piene mani. Ella Rav Amar Shaliach Naaseh Ed. Il fatto che Rav dica che Shaliach Naaseh Ed, cioè che uno Shaliach può attestare ufficialmente in tribunale la validità legale degli atti di cui è stato incaricato, qual è la logica di Rav nel permettere la cosa? Allume kame allemna le miltei. In questo modo noi rafforziamo la sua missione. Rafforziamo la sua missione. Dice Rashi, allume faccio fatica a leggere. Allume allemna le milta de edut, cioè si intende la missione sulla quale è poi chiamato a testimoniare, che se asa adavar agli dei ashaliach. Chi meglio dello Shaliach, che ha avuto l'incarico di eseguire l'azione, può testimoniare sul fatto che l'azione stessa è stata compiuta? Questo è il ragionamento di Ra. Molto semplice. Va bene? Mm-hmm.
diciamo che la shlichut rinforza la edut o viceversa, a seconda di come la vediamo, però fondamentalmente ne viene solo un beneficio. Forse lo shaliach si sente ancora più responsabilizzato all'idea che poi deve attestare legalmente la validità e legale dei suoi atti, o viceversa diremo che la edut, la testimonianza, è ulteriormente avvalorata dal fatto che in questo caso il testimone non testimonia su terze persone, ma testimonia su se stesso. Sì, sì, l'ho fatto. Il mio padrone, il mio meshaleach, mi ha incaricato di consegnare kesef kidushin, oppure di consegnare un addebito, insomma, di pagare un debito, e l'ho fatto. Meglio di così, dice Rav, a questo punto cresce l'interesse per la posizione contrapposta. Devei rabbisce la amre en shaliach nase. Come giustificare allora la posizione contraria della scuola di rabbisce Shelah, che non ammette questo, e non ammette che lo shaliach diventi edo di se stesso? Che van de amar mar shiluchos shel adam kemoto avalei che gufe. Questo è il ragionamento della scuola di Rabbi Shelah. Abbiamo studiato che shiluchos shel adam kemoto, che lo shaliach di una persona diventa come il meshaleach stesso. A questo punto non può più testimoniare sulla validità dell'atto che il meshaleach ha. È come se lo sposo testimoniasse per se stesso. Per se stesso. Ah, proprio così. È come se lo sposo testimoniasse per se stesso. Questo è il ragionamento della scuola di Rabbi Shelah. Molto logico, entrambe, no? Mm-hmm. A questo punto si va alla ricerca di fonti tannaitiche, insomma di baraitot, che confermino l'una o l'altra posizione. Ciascuna ha la sua logica interna. D'accordo? Quindi, secondo Rav, il Ed era forzato dal fatto di essere Shaliach, cioè di essere lui l'esecutore dell'azione che testimonia, mentre secondo Rabbi Shelah il Ed viene esautorato. Lo shaliach viene esautorato dall'essere Ed, più esattamente. Quindi si indebolisce. Uno ritiene che si rafforzi, l'altro ritiene che si indebolisca. È chiaro? Sì. Metivei, si obietta. Si obietta a chi? Vedremo che si obietta a Rav, il quale dice shaliach na'ase Ed. Baraita. אמר לי שלושה צאו וקדשו לי האישה. אחד שליח ושניים עדים דברי בית שמיים. ובית הלל אומרים כולם שלוחים הם. ואין שליח נעשה עד. כל אלו ביציון הרב, רב דשבע שליח נעשה עד. וכי סיפר אותם לבית הכסוסטיאני קוטרי. Attraverso una machloket fra Bet Shammai e Bet Hillel. La machloket in realtà è su un aspetto tecnico. Leggendo questa baraita noi ci accorgeremo subito che sul principio per cui en shaliach nas ed sia Bet Shammai che Bet Hillel in realtà concordano sul principio. E quindi teoricamente può essere utilizzata contro Rav. Giusto? Adesso lo vediamo. Il caso è di uno che ha incaricato tre persone di perfezionare i kiddushin con una certa donna per conto suo. Ha incaricato tre shlichim. Tre persone. Bet Shammai dice che in questo caso il matrimonio è valido senza il problema di coinvolgere altre persone. Perché essendo in tre, diciamo, essendo che come shlichut per shlichut basta una persona sola, sono in tre, uno è shaliach e gli altri due sono edim. Così dice Bet Shammai, che convalida il matrimonio su questa base. Bet Hillel invece dice no. Dal momento che li ha incaricati tutti e tre, kulam shluchim hen,
ואין שליח מעשה עד. Sono tutti e tre shlichim, e gli shlichim non possono diventare edim. E quindi, dice Bet Hillel, c'è bisogno di altre due persone che facciano da testimone. Osserva la Gemara e dice, a proposito di questa machloket, ad kan lo plie e la bishlosha, che in realtà la controversia fra Bet Shammai e Bet Hillel su questo punto riguarda solo il caso in cui l'incarico sia stato conferito a tre persone, aval bishnai. Se lo sposo avesse incaricato due persone soltanto, su questo divrei accollo tutti, sia Bet Shammai che Bet Hillel sarebbero d'accordo che en shaliach nas ed e che ci vogliono due persone ulteriori. Perché? Perché se ha dato l'incarico soltanto a due persone, Shammai non ha più il modo di fare il suo giochetto e di dire che uno è shaliach e gli altri due sono edi. Però, cosa emerge da tutto questo? Che sostanzialmente sono tutti d'accordo, sia Bet Shammai che Bet Hillel, sul fatto che en shaliach nas ed, e questo costituisce una uscia a Bet Shammai. Questo costituisce una cuscia a Rav. Cosa dice qui Rashi? Questa è già la risposta. È chiaro? Sì. La Gemara continua con la risposta. Ude amar chi haitana. Dobbiamo giustificare la posizione di Rav. E Rav si giustifica in quanto è in possesso di una tradizione differente su questo caso, che ci consente di introdurre la sua posizione, cioè di introdurre l'idea secondo cui Shaliach Naseed. La Machloket fra Bet Shammai e Bet Hillel in questo caso riguarda proprio questo argomento. Nella prima versione che abbiamo finito di vedere poc'anzi, Bet Shammai e Bet Hillel sarebbero d'accordo sul principio che en shaliach na'aseh. Secondo quest'altra versione che adesso leggeremo, Bet Shammai e Bet Hillel sono contrapposti proprio su questo. A questo punto... E quindi le due sono in contraddizione tra loro? Esatto, adesso lo vediamo. Ude amar, rav de amar, ki haitana. Secondo la tradizione fornita da quest'altra baraita. Detania, Rabbi Natan Omer, Bet Shammai Omrim shaliach ve'ed echad, ובית הלל אומרים שליח ושני עדים. Cosa significa questo? שליח ועד אחד יכולים להעיד על הדבר. La machloket fra Bet Shammai e Bet Hillel riguarda un caso non del tutto identico a quello che abbiamo visto. Le cose sono andate in maniera un pochino diversa. E cioè? Che questo sposo ha incaricato uno shaliach. E Bet Shammai cosa dice? Che per la testimonianza è sufficiente lo shaliach con un solo ed. Shaliach ved echad. Cosa significa? Che Bet Shammai pensa che shaliach naase ed. Giusto? Certo. Uvet Hillel omrim. Invece Bet Hillel sullo stesso caso dice no. Lo shaliach deve essere accompagnato da due testimoni diversi da lui. Devono essere almeno in tre, secondo questa versione. Cosa significa? Che per Bet Hillel è un shaliach nase. Lo shaliach non può fungere anche da testimone. C'è bisogno di altri due uomini che assistano all'azione. E allora a questo punto, ecco che la machloket fra Rav e Devei Betchela diventa la machloket fra rispettivamente fra Bet Shammai e Bet Hillel. E questo suscita lo stupore della Gemara che sei. Verav che Bet Shammai. Arriviamo dunque alla conclusione che Rav la pensa come Bet Shammai. Ma quando mai? Rav non è una figura secondaria. E conosciamo la regola che dice che Bet Shammai è una Mishnah. È chiaro? Non è pensabile che Rav la pensi come Bet Shammai.
in una controversia con Bettile. Mi seguite? Sì, sì. La Gemara risponde, ipuch, rovesciamo le shitot. E diciamo che ipuch deveti lele le becciamai. Questo vuol dire. Diciamo che la baraita di becciamai e betilel va invertita. E cioè è betilel quello che dice shaliach ed echad ed è becciamai quello che dice shaliach usnedi. In questo modo mettiamo a posto le cose. E Rav la pensa come Betilel. Ma c'è un'altra tradizione che adesso la Gemara porta, che è molto più radicale, che propone non l'inversione fra Becciamai e Betilel, ma l'inversione fra Rav e Devei Rabbi Shelah. Rav acha berei de Rava matne ipcha. Insegna all'inverso. Rav amar en shaliach naaseh ed, devei Rabbi Shelah amre shaliach naaseh ed. Si invertono Rav con devei Rabbi Shelah. Matne ipcha, dice Rashi, li plugta de amorae. L'inversione qui non è applicata alla baraita, alla fonte tannaitica, ma alla fonte amoraitica, alla discussione fra Rav e Devei Rabbi Shelah. Beh, è molto più comodo in un certo senso. È molto più difficile sostenere che si deve invertire fra Becciamai e Betilè. Le baraitot, insomma, le fonti tannaitiche hanno comunque un'autorità maggiore. Più difficile che siano state tramandate in modo imperfetto, anche se questo succede. A questo punto è molto più facile, dice questo Ravacha, figlio di Ravà, dice è molto più facile, se dobbiamo invertire qualcosa, invertire fra loro il parere dei due Amorai, di Rav e di Devei Rabbi Shelah. È chiaro? Sì. Il Chetà, Shaliach, Naase Ed. E la Halacha è che Shaliach Naase Ed. Una volta chiarito che questa, evidentemente questa suddivisione, il Chetà Shaliach Naase Ed. La Halacha è che lo Shaliach può fungere da Ed. E quindi basta associargli un'altra persona soltanto perché insieme testimoniano sull'atto da lui compiuto. Dice Rashi, ve il Chetà Shaliach Naase Ed. Gassinan, semplicemente, qui dice. Va bene? Mm-hmm. E questo punto, diciamo, è sostanzialmente assodato. Ma la discussione non termina qui. Amarava, amarav Nachman. Chi ci troviamo a questo punto? Davanti, Rav Nachman. La grande autorità in materia di tribunali, no? Mi ha visto le scorse volte, non vi ricordate? Amar li shnaim tzeu ve kadshu li et ha'isha en hen shluchav en hen edam. Rav Nachman recepisce pienamente questa posizione per cui shaliach, questa halakha per cui shaliach naase ed, e aggiunge che se uno sposo ha detto a due persone andate a consegnare il Kesef Kiddushin per conto mio ad una certa donna, en en Shiluchav, en en Edav. Questi sono i due Shelichim e questi sono anche i suoi due Edim. Non c'è bisogno di altre persone, dell'intervento di altre persone, perché Shaliach Naaseh. Il Chiddush di Rav Nachman sta nel seguito della frase. Vechen Begerushin, Vechen Bemamon. Lo stesso vale in caso di divorzio. Vechen Bedinei Mamonot, citata a memoria in modo impreciso. E lo stesso vale anche
per dinei mamonò, cioè nel caso per esempio della restituzione di un debito. Se io incarico due persone di andare dal mio creditore a portargli i soldi e loro testimoniano nel tribunale di averlo fatto, non c'è bisogno di altro. E questo signore non ha più diritto di chiedermi dietro i soldi. La Gemara commenta e dice Tzricha. C'è bisogno di specificare che la regola vale in tutti e tre i casi. Dice Rashi, Vechen bedinei mamonot, aspetta, abbiamo lasciato indietro un Rashi prima. Abbiamo lasciato indietro un Rashi nella mood precedente. Vechen begeushin im shalach get le isto al yedei shnaim. Ha mandato, è l'esempio che avevo portato all'inizio, no, del nostro incontro. Im shalach get le isto en hen edav, dice de shaliach naaseed. וכן בגירושין אם שלח גט לאשתו על ידי שניים. Questi due possono non solo consegnare il get, ma possono anche testimoniare in tribunale di averlo fatto e quindi il divorzio è perfezionato senza bisogno dell'intervento di altre persone. Chiaro? וכן בדיני ממונות, dice Rashi, אם שלח חוב למלווה על ידי שניים. Se ha rifuso il debito nei confronti del creditore, gli ha portato i soldi attraverso due persone. Questi due possono anche testimoniare di aver rifuso il debito. E il malvè non ha più diritto di chiedere dietro i soldi. Chiaro? Sì. Perché Marà continua dicendo Utsricha. È necessario specificare che questa regola vale per tutti e tre i casi, Kiddushin, Yerushin e Dinei Mamonot. Perché? Dei Ashmeinan Bekidushin, se ce l'avesse fatto sentire soltanto a proposito del matrimonio, Mishum Dil Misraka Atet, non sarebbe stato così un Chidush. Certo che consideriamo valida la testimonianza dello Shaliach nel caso del matrimonio, perché noi mettiamo in dubbio una testimonianza, la validità di una testimonianza solo se è una situazione nella quale possiamo presumere che il testimone abbia un interesse personale a fornire la testimonianza per evitare qualcos'altro. Ma qui che problema c'è nel matrimonio? Mishum del mesakat. Qual è il motivo per cui uno potrebbe testimoniare il falso in matrimonio, in una situazione del genere? Che vuole lui la sposa. Bravo, deciso, perché aspirerebbe lui a sposare questa donna. Ma qui se testimonia di aver assistito al matrimonio dell'altro con la donna, non fa altro che proibirla a se stesso e a tutti gli altri. O più esattamente, proibirla a tutti gli altri che non siano il marito e lui stesso incluso nella proibizione. E quindi che interesse potrebbe avere a testimoniare il falso se testimonia di aver assistito al matrimonio? È chiaro che uno shaliach diventa el. Aval gerushin. Perciò Rav Nachman ci fa sentire il din anche a proposito dei gerushin. Non basta farcelo sentire a proposito dei kiddushin e dire da qui impariamo tutti gli altri casi. Perché? Perché dei tre casi, il Kiddushin è il caso più debole, è il caso più ovvio. Perché Rushin invece, Nechush, Shema e Navna Tanba. Possiamo presupporre che lui testimoni il falso, testimoni di aver consegnato il divorzio, proprio perché vuole lui questa donna. E quindi qui sì che ha interesse a dire che il divorzio è stato fatto, in maniera da potersela sposare lui. Chiaro il ragionamento? Sì. Dietro un matrimonio, dietro la testimonianza di un matrimonio, non c'è un secondo figlio. Perché? Perché se lui testimonia di aver consegnato il Kesef Kiddushin e questa donna è sposata, si tira la zappa sui piedi, diciamo, se la vuole sposare lui. E quindi non abbiamo ragione di mettere in dubbio la sua testimonianza. E quindi il caso del matrimonio è il più debole, il più ovvio.
Per questo Rav Nachman ce lo fa sentire anche a proposito dei Gerushin, dove la cosa è assai meno ovvia. Avremmo potuto pensare che lo Shaliach, che diventa ed è testimone il falso, pur di sposare lui quella donna. E allora testimonia di aver consegnato il get. Chiaro? Certo. Il terzo caso è il meno ovvio di tutti. Vei Ashmeinan Gerushin. E se ce l'avesse fatto sentire solo a proposito di Kiddushin e di Gerushin, ma non di Dinei Mamonot, Mishum de Iteta le Veitrei Lochasia. Se ce l'avesse fatto sentire a proposito di Gerushin, anche qui avremmo potuto pensare che lui non ha nessun secondo fine per testimoniare il falso. Perché i testimoni sono almeno due. E sanno benissimo che una donna può andare in sposa a un uomo soltanto una volta. Non temiamo, cioè, che i due testimoni, di cui uno è lo Shaliach, oppure tutti e due sono Shalichim, di questo get, possano essersi messi d'accordo per sposare la donna. Perché? Perché la donna può andare in moglie a un solo uomo alla volta. E quindi anche il caso dei Girushi non è sufficientemente Hidush, non è sufficientemente forte. Aval Mamona, ma nel caso della restituzione di un debito, Eima, potrei dire, Hane Miflag Palge. Qui sì che potremmo dire che i due testimoni, i due Shelichim, non possono diventare testimoni perché temiamo che possano aver fatto combutta fra di loro, dichiarano di aver pagato il debito, in realtà i soldi se li sono tenuti loro e se li dividono. Una donna non può essere divisa fra due uomini, ma una somma di denaro sì. Zriche. Per questo Rav Nachman ci fa sentire il suo chidush, cioè che Shaliach Naseed in tutti e tre i casi, compreso il più difficile di tutti, che è Dinei Mamonot, la restituzione del debito. Chiaro? Sì. Cosa dice qui Rashi? Dil mesra ka'ate il chach ma lahem leosra alehem ve'al kol ha'olam b'shekel. Nel caso del matrimonio, spiega Rashi, in realtà sono concetti che abbiamo già visto, spiega con le sue parole. Perché dovremmo pensare che i testimoni del matrimonio, che lo Shaliach incaricato di portare Kesef Kiddushin a una certa donna, nel momento in cui testimonia, perché dovremmo pensare che stia testimoniando il falso? Che interesse avrebbe lui a proibire a se stesso e a tutto il resto del mondo questa donna, attestando che si è sposata con il Meshaleach? Chiaro? Deite tale dei trei lo havia, vechevandi trei ninu lo mesacri. Anche a proposito del caso del divorzio, siamo ancora in tempo a dire, ma che interesse hanno questi due shlichim a mentire qualora testimonino, dal momento che una donna non può andare in sposa più che a un uomo solo alla volta. E quindi non temiamo che abbiano fatto combutta per mentire. Non temiamo che si siano inventati il fatto del divorzio, il perfezionamento del divorzio allo scopo di sposare la donna. Perché? Perché soltanto uno la può sposare. E certamente non si sono messi d'accordo su questo. È chiaro? Sì. Quindi il chidush vero è quello che riguarda la restituzione del debito. Lì sì che potremmo pensare di temere che i due shelichim, qualora diventino testimoni, mentano e dicano il falso di aver consegnato i soldi al creditore, mentre invece se lo sono tenuti e se lo e intendono dividerseli. E ciò nonostante Rav Nachman dice che Shaliach non ha sede anche in questo, che lo Shaliach può diventare testimone anche nel caso della restituzione del debito. È chiaro? E dell'Alakha. Sì. Adesso vediamo però. Non è così semplice la questione. Non è così semplice la questione. Adesso vediamo come va a finire.
Mai Kassavan, che cosa pensa Rav Nachman quando autorizza gli shlichim della restituzione di un debito a testimoniare per se stessi? Tutto sommato è azzardata la cosa. L'abbiamo visto, no? Il perché. Sì. È chiaro? Mai Kassavan, Rav Nachman, dice Rashi, Rav Nachman, de Amar Vechen Bedinei Mamonot. Cerchiamo di ricostruire il suo pensiero, il suo retropensiero, come diciamo noi oggi. Due ipotesi. Vediamo la prima. I Kassavan, Amalve Chavero Beedim, Tzarich Leforo Beedim. Hane Nogim Beedut Nimu. Tei Amre L'Opera Anei. Amar lehu piruri. C'è una discussione a proposito dei debiti. Se il malvecha vero beedim, se io ho fornito ad un'altra persona un prestito davanti a testimoni, se anche la restituzione del debito da parte del debitore, del prestatario, debba avvenire davanti a testimoni oppure no. Sono due scuole di pensiero. Qual è il motivo di dire di sì? Che come hai fatto una certa cosa, nello stesso modo la dissi. Altrimenti, secondo questa scuola, il creditore può sostenere, tornare a sostenere in futuro che tu gli devi ancora i soldi. Tutto sommato, ci sta. Ci sta. Non avendoli tu restituiti davanti a testimoni, nel momento in cui lui te li ha prestati davanti a testimoni, ti esponi a questo rischio. Lui può risponderti: io l'ho fatto a tuo beneficio davanti a testimoni, avresti dovuto usare poi per te stesso in fase di restituzione la stessa precauzione. C'è un'altra scuola di pensiero la quale dice che questo non è necessario e che anche se il prestito è avvenuto davanti a testimoni, la restituzione può avvenire anche in assenza di testimoni. Non c'è nessun documento scritto, che è poi quello che, diciamo così, vale di più, l'elemento più impegnativo. È chiaro? Si prende anzitutto l'ipotesi che Rav Nachman pensi che Amalve Chavero Beedim Tzarich Leforo Beedim. Che se il prestito è venuto davanti a testimoni, anche la restituzione deve venire davanti a testimoni. In questo caso la testimonianza assume un ruolo di primo piano, è quella che decide. E quindi qui il gioco diventa più pesante. Se così la pensa Rav Nachman, dice la Gemara, questi shelichim incaricati di portare al creditore i suoi soldi, se diciamo che possono testimoniare per se stessi, che sono loro i testimoni della restituzione, sono nogeim be'edut, potremmo temere che ci sia da parte loro un interesse a testimoniare il falso. Perché? Essendo qui la testimonianza fondamentale per la restituzione, i nodi vengono al pettine. Dei amre l'operane. Perché se questi, invece di dire abbiamo consegnato i soldi, dicessero non li abbiamo consegnati, e in questo caso direbbero la verità, amarle upir uni, il debitore che cosa farebbe? Direbbe loro: beh, non li avete consegnati, ridatemi i soldi.
io vi ho dato questi soldi con l'idea che voi li consegnasse per conto mio al creditore. Se non l'avete fatto, questi soldi devono saltare fuori. Ecco perché temiamo che queste due persone, questi due shelichim, non volendo evidentemente mettersi in una situazione di questo genere, diranno di averli consegnati anche se in realtà non l'hanno fatto. E quindi non possiamo immaginare che Rav Nachman accetti una situazione di questo genere, con validi una testimonianza che potrebbe essere falsa. È chiaro? Non è semplicissimo qui, Ma più che altro quello che... Non dobbiamo, lasciami finire, non dobbiamo pensare che Rav Nachman ritenga che Amalve Chavero Beedim Tzarich For Obedim. Non è a questo che Rav Nachman pensa. Non pensa al caso di una restituzione in cui è obbligatoria la testimonianza. Pensa al caso inverso. E la Leolam Kassavar, dobbiamo pertanto sostenere che Rav Nachman, quando convalida la testimonianza di Shelichim, in Dinei Mamonot, si riferisca, ritenga, cioè ritenga che la halakha sia che Amalve et Chavero Obedim en Tzarich For Obedim. Che in fase di restituzione non sia fondamentale la testimonianza. Che il ruolo dei testimoni non sia fondamentale, non sia decisivo. Umigo de yachle le meimar adrinu la love, yecholin le meimar perane la malve. E a questo punto, non essendo i due shelichim vincolati al rilascio della testimonianza, come possono dire che hanno restituito questi soldi al debitore, altrettanto possono dire di averli pagati al creditore. Dato che qui la testimonianza non ha valore legale, per quanto riguarda la restituzione del debito, non temiamo che possano aver detto il falso. È chiaro? E questa è apparentemente la posizione di Rav Nachman della Halakha. In realtà c'è una bella postilla. Mi avete seguito fin qui? Sì, anche io. Però un dubbio. Poi lo vedremo meglio la prossima volta anche con le Tosafot. Ika savar amalvet chaver obedim tzarich lefor obedim ve en ne'eman lomar parati. E non è creduto nel dire ho pagato, e chim em nelomar netanum la malve aveno che in beedutam hem. Se la testimonianza è vincolante, temiamo che possano aver testimoniato il falso. Pur di non trovarsi nella situazione in cui il debitore dica loro: vabbè, a questo punto non avete dato i soldi al creditore, ridateli a me. Posso fare una domanda? Sì. Questi principi, in particolare quest'ultimo, non contrasta col fatto che noi dobbiamo dare fiducia, diciamo, in partenza, quindi pensare che... Fiducia in partenza la diamo, ma non a gratis, come si dice a Milano, non a gratis. Okay. Cioè, voglio dire, dobbiamo però essere sicuri che non ci siano gli elementi che ci facciano pensare che possa essere stata una testimonianza falsa. Fino a questo punto non arriviamo. Ok. Fino a questo punto non arriviamo. Riconosciamo la natura umana, diciamo. Un minimo sì, insomma. Fino a prova contraria. L'uomo è buono fino a prova contraria, ma qui abbiamo ragione di sospettare che ci possa essere una knunia, ci possa essere semplicemente una combutta. E questi si tengono i soldi e dicano li abbiamo consegnati per togliersi di torno il debitore, il quale non vada poi da loro a dire: beh, se non li avete consegnati a questo punto ridateli a me che ci penso io. È molto logico. Okay. È chiaro? Sì. Una domanda sulla parte prima, invece. Cioè? Sul perché serviva riportare tutti e tre i casi.
Per cui serve il get perché eccetera, eccetera. Ma se avessero riportato, cioè è chiaro perché non bastano Kiddushin da solo e perché non basta Kiddushin e Kittin, ma se avessero messo solo la parte dei soldi, da lì si potevano dedurre le altre due. È una buona domanda questa, effettivamente. È vero. È una buona domanda questa. Tutto sommato, dice Lev, si può anche ribaltare il ragionamento. Perché questa è la Masechet Kiddushin e quindi... No, no, beh, la risposta non è evidentemente questa. Bene. Non rispondo per il momento a questa domanda perché effettivamente richiede una, come si dice, un approfondimento ulteriore. Lo vedremo comunque. Esatto, Shem. Vediamo di chiarire la questione. Okay. Comunque è una puntualizzazione importante questa, effettivamente. Va bene? Cosa stavo dicendo? Stavamo guardando Rashi. De i amre lo per ane amar lehu pir uni. Se im lo yomeru meidim anachnu se kiblam amalve amar lahen love pir uni. Perché se questi diranno nel primo caso testimoniamo che il creditore li ha presi da noi questi soldi, che è tutto a posto. Se non diranno questo, il Lové, il debitore, dirà loro pagatemi, ridatemi i soldi. Per uni, ma se massarti la chem. Amim, se messarò la embedi. Perché? Perché è facile pensare che se tutta la transazione prevede la presenza di testimoni, il debitore, nel momento in cui ha incaricato queste terze persone di rifondere il credito e gli ha dato i soldi con l'idea che li portassero al creditore, abbia fatto anche questo davanti a testimoni. E quindi loro non possono più dire niente. L'unico modo per uscire da questa impasse è dichiarare di aver consegnato i soldi a buon fine. Temiamo che possano esserseli tenuti, va bene? Che possano esserseli tenuti e che dicano il falso. Ella leolam kasava amalvet chaver obedim en tsarich obedim. A questo punto, se non è vincolante la presenza dei testimoni per tutte queste transazioni, migode yachle le meimar adrinu la lobe, loro possono dire impunemente, come possono dire impunemente li abbiamo restituiti al lobe, al debitore, in questo modo si tolgono di mezzo, pur tenendosi soldi naturalmente, yecholin le meimar la malve. Crediamo loro quando dicono li abbiamo dati a destinazione. Non temiamo che possano esserseli tenuti. Cosa dice su questo Rashi? Adrinu la love, cioè l'am shaleach, ven alehem afilu shevua, share en hoda'a bimiktzatka. Attenzione, qui siamo in una fase in cui i chachamim non hanno ancora introdotto la shevuat eset. E quindi queste persone si trovano nella condizione di chi nega qualsiasi addebito. Non è necessario formalizzare le transazioni davanti a testimoni e quindi loro possono dire noi non dobbiamo nulla. Perché non dobbiamo nulla? Perché abbiamo restituito i soldi all'Ove. E dato che non si assumono nessuna parte dell'addebito, in questa fase più antica della Halakha non giurano nulla. E quindi potendo loro fare questo, li crediamo quando dicono abbiamo fatto il nostro dovere. Ok. È chiaro? Chiamerà però qui dice, conclude in maniera ovviamente diversa. Ve'hashta de takun rabbanan shevuat set. Ma ora che i chachamim hanno istituito la famosa shevuat set, per cui queste persone sono sì tenute a giurare, anche se dicono di non avere i soldi o di non dovere soldi, cosa succederebbe?
Mishtabe Hane Edim De Yahiv Nalei. Ci troveremmo di fronte ad una nuova ingiustizia. Qual è questa nuova ingiustizia? Ovviamente gli Edim, cioè gli Shlichim stessi, sarebbero costretti a giurare la Shevuat e Set di aver dato questi soldi. Mishtaba Malve dello Shachille, ma siccome presumibilmente se lo sono tenuti, ovviamente il Malve giura di non averli ricevuti. E chi ci va di mezzo? Ufarà lei lo vela Malve, che a rimetterci è il debitore, il quale deve pagare questi soldi una seconda volta. La prima volta li ha dati agli Shlichim, la seconda volta dovrà finalmente rifondere il debito che non è mai stato rifuso nel frattempo. E questo ovviamente è ingiusto. E quindi il parere di Rav Nachman, secondo cui Bedinei Mamonot, persino Bedinei Mamonot, noi Shaliach Naase Ed, una volta introdotto la Shevuat Set, a questo punto casca perché non crediamo più a questi Shlichim. Abbiamo motivo di non credere più a questi Shlichim. Possono tenersi i soldi facendo una knunia e costringendo a questo punto il debitore a pagare una seconda volta. Cosa dice qui? A cui dice ancora Yachlel Neymar, si riferisce a prima. Name Yahev Yahiv Nala Malve Vedivrem Kayamil Utorat Edut She'enam Nogeim Be'edutam. Prima che fosse introdotta la Shevuat Set, se noi partiamo dal presupposto che la restituzione del debito non richieda testimoni, crediamo alle loro dichiarazioni. Non abbiamo motivo di dubitare delle loro dichiarazioni. Che potrebbero tranquillamente dire li abbiamo restituiti all'Ove. Ve'ashta de takun rabbanan Shevuat Set. Se affilu mishe nobo deve mixat itilu alav shevua, me asta affilu sviralan a malvet chavero beedin en sarich lefo beedin, affilu achino gein beedutan. Perché no gein beedutan? Per dire in modo molto semplice, qui non hanno più paura della testimonianza, ma hanno paura del giuramento. Una volta che gli si impone di giurare in ogni caso. È chiaro? Anche se non è richiesta la testimonianza per la restituzione, temiamo che possano aver testimoniato il falso. Perché se dicessero li abbiamo restituiti a te, caro Lové, sarebbero costretti a giurare. Perché? Perché nel momento in cui li si accusa di avere loro a questo punto un debito e dicono noi non abbiamo più debiti perché abbiamo restituito questi soldi all'Ove, non diranno che li hanno pagati perché questo non lo possono dire, ma possono dire che li hanno restituiti all'Ove. A questo punto noi temiamo che per evitare questa situazione dicano e per evitare di dover giurare su questo, cosa che non sono evidentemente in grado di fare, potrebbero dire il falso sulla restituzione al Malvè. Siccome temono di dover giurare all'Ove, una volta introdotto la Shevuat Set, temiamo che preferiscano testimoniare il falso nei confronti del Malvè e dire falsamente che li hanno restituiti quando invece ce li hanno ancora loro. לפיכך אין מעידים שקיבל המלווה מידם כדי שיפטרו מן השבוע. Perciò preferiscono testimoniare il falso riguardo al malvè, dicendo che li ha ricevuti, piuttosto che dover giurare all'ove di averli restituiti. La Shevuah è più forte della Edut, fa più paura della Edut. ונוח הוא להם להפסיד הממון למלווה מלהישבע בשקר. E preferiscono che il malvè perda i soldi, dal momento che se li tengono loro,
piuttosto che giurare il falso nei confronti del Lové. È un po' complicata la questione, ma l'idea è abbastanza chiara. De afalgav de chaside a mamona lo chaside a sevuata. Questo è interessante. Perché se sono chasudim per quanto riguarda la restituzione dei soldi, non sono chasudim per quanto riguarda la shevuah, cioè hanno più paura della shevuah che non della edut. Il chach be mamon, perciò, una volta introdotta la shevuah teset, non diciamo più be mamon, come diceva Rabbi Rav Nachman in principio, lo amrinan hen hen edav. Non diciamo più che gli shlichim sono gli edim. Non diciamo più che shaliach naase ed. Vecheda vechevande edim lo havu. E dal momento che a questo punto non sono più edim, sono squalificati come edim, ave adin aze kedin akatsur bishvuot gabei chenvani al pinkaso mishtabe inu deyave lele ulemalbe. Veniftarin min asholeach deu minan bishvua shemasar lahen maotar. אבל מלווה אומר שהם נאמנים לו בשבועה, ומשתבר ללא שקיל מדי, ופרה לב למלווה. Questo lo vediamo poi con calma la prossima settimana. È chiaro? Questo diventa un pochino più complesso, lo vediamo se di vuole la prossima settimana. Ma mi sembra comunque di aver, perlomeno a grandi linee, chiarito l'andamento della sughia. Grazie mille. Allora, terminiamo la registrazione.